Quindi darei subito la parola ad Elena Pavoni per un intervento di 15 minuti in cui si presenterà una sua ricerca, prima di invece della ricerca di Antonio Cattaneo, che avrà a disposizione 45 minuti per parlarci della sua esperienza e del mondo del lavoro in Francia, più specificamente all'Ifremer. Quindi adesso dobbiamo attivare Elena Pavoni come presentatrice. Sì, ho fatto, Francesco. Ah, perfetto, grazie. Io ho selezionato mostra schermo, però non è successo. Ah, ecco, sta forse caricando. Sì, stiamo vedendo. Ah, state vedendo? Perfetto. Non vediamo la presentazione, vediamo. La vedete? Sì, adesso la vediamo. Ok, stacco anche il video. Ops. Ok. Questo lo posso mettere. Come faccio a metterlo? A nasconderlo Vediamo questo? già, va benissimo, noi vediamo vediamo bene, bene tutto. Elena. Ah, ok, perfetto. È che a me sta davanti alla Sì, ma è normale, presentazione. però la trasmissione si vede solamente il tuo schermo, solo la Ok, va presentazione. bene. Allora posso cominciare? Certo. Allora, buongiorno a tutti. Ricevere questo premio, come dicevo prima, per me è motivo di grande soddisfazione, come lo è anche avere l'opportunità di parlarvi oggi di questo lavoro relativo alla caratterizzazione geochimico ambientale del sistema estuarino del fiume Timavo. Si tratta di un'indagine che è nata quasi per caso, spinti un po' dalla curiosità, che è stata oggetto di parte del mio dottorato e spero porterà presto ad ulteriori indagini future. Gli estuari e gli ambienti di foce fluviale rappresentano importanti ambienti di transizione tra le terre emerse e le aree marino-costiere, e infatti nella zona di mescolamento tra acque dolci e marine, le sostanze contaminanti veicolate dai corsi d'acqua sono soggette a svariati processi chimici, fisici e biologici. Qui le condizioni chimico-fisiche di contorno, soprattutto in termini di salinità, sono estremamente variabili nello spazio e nel tempo e concorrono alle complesse dinamiche sedimentarie degli ambienti di foce fluviale. Per questi motivi, spesso si parla di trappole sedimentarie e gli estuari possono fungere da filtro per le sostanze contaminanti, inclusi gli elementi in tracce potenzialmente tossici. L'accumulo di questi contaminanti poi nei sedimenti e la loro potenziale mobilità all'interfaccia acqua-sedimento rappresentano due delle principali problematiche ambientali in ambito marino-costiero. Quindi, alla luce di questa breve introduzione, lo scopo di questo lavoro è quello appunto di fornire una caratterizzazione geochimico-ambientale della foce del fiume Timavo, riguardo a cui poche sono le informazioni ad oggi disponibili. A tal riguardo, la chemiometria, in particolar modo l'analisi delle componenti principali, ha fornito un importante supporto allo scopo di valutare la presenza e la distribuzione di svariati elementi in tracce, mettendo in luce le principali differenze tra i diversi settori dell'area di studio e individuando le aree a maggior criticità. Veniamo quindi al fiume Timavo, siamo nord Adriatico, nel Golfo di Trieste. Il fiume sorge in corrispondenza del confine tra Slovenia e Croazia, scorre su terreni costituiti da flysch nel primo strato sloveno fino ad inabissarsi in corrispondenza delle grotte di San Canziano. Qui ha inizio il suo percorso sotterraneo di ben 38 chilometri, fino a riemergere in corrispondenza circa 2 chilometri, diciamo, dal mare. Siamo nella baia di Panzano, che è sito di svariate attività industriali e portuali. Quindi acque superficiali di fondo e sedimenti superficiali sono stati campionati in corrispondenza di questi 5 punti stazione considerati rappresentativi. E una volta in laboratorio le acque sono state filtrate allo scopo di isolare il particellato sospeso che è stato poi solubilizzato, mentre per quanto riguarda i sedimenti, questi sono stati sottoposti ad analisi granulometriche e chimiche. In particolar modo è stata determinata sia la concentrazione totale che la concentrazione labile, quindi quella maggiormente biodisponibile.
Queste analisi sono state realizzate mediante ICP ottico e ICP massa e inoltre per quanto riguarda la frazione disciolta sono stati determinati anche i nutrienti. Come accennavo poco fa, i sedimenti possono essere sede di accumulo di elementi potenzialmente tossici, ma possono essere anche considerati una sorgente secondaria di contaminazione a causa di processi di rilascio all'interfaccia acqua-sedimento, con conseguente ripercussione sulla qualità della colonna d'acqua sovrastante. I sedimenti del fiume Timavo sono risultati caratterizzati da concentrazioni piuttosto elevate di diversi elementi in trace, concentrazioni che spesso superano lo standard di qualità ambientale, soprattutto nella zona più interna, quindi sto parlando dei punti TV1 e TV2, dove soprattutto in questo canale che si chiama Est-Ovest la circolazione dell'acqua è piuttosto scarsa. Inoltre, potenziali effetti negativi su organismi bentonici possono essere valutati sulla base del confronto con questi due indici, ERL and ERM, che sono stati proposti da Long sulla base di test di tossicità. Quindi, in funzione di questo confronto, è possibile individuare situazioni in cui gli effetti ecotossicologici, sono rari, occasionali o, nella maggiore delle ipotesi, nella peggiore delle ipotesi, frequenti. E quindi la condizione, diciamo, peggiore è stata riscontrata nella stazione più interna, soprattutto per quanto riguarda mercurio e nickel. Questo è di fondamentale interesse per quanto riguarda il mercurio, in quanto condizioni di anossia possono favorire processi di metilazione con fo conseguente formazione di metilmercurio, che, come saprete, si tratta della forma più tossica e più bioaccumulabile del mercurio. Tuttavia, la concentrazione totale non è sufficiente per definire lo stato di qualità di un sedimento, in quanto la forma chimica di un determinato elemento rappresenta uno dei principali fattori in grado di influenzare la potenziale mobilità. Inoltre, anche differenze granulometriche e mineralogiche possono svolgere un ruolo importante in questi termini. Per queste ragioni le concentrazioni sono state normalizzate utilizzando l'alluminio e si sono calcolati i fattori di arricchimento utilizzando dei valori di background locali. I risultati quindi evidenziano che il più alto grado di arricchimento emerso nel caso del mercurio, sempre nella stazione più interna, arricchimento che sembra anche diminuire man mano che dalla stazione più interna ci si sposta verso mare. La presenza del mercurio nel sistema estuarino del fiume Timavo è riconducibile a due principali ipotesi. La prima è quella relativa al ruolo del fiume Isonzo, che è noto per essere la principale fonte di mercurio nell'intero Golfo di Trieste a causa della dismessa attività estrattiva di Idria. E in secondo luogo è necessario considerare il ruolo delle correnti tidali. Infatti, processi di risospensione nella baia di Panzano possono far sì che particelle fini di sedimento vengano prese in carico dalle correnti tidali, veicolate all'interno del sistema estuarino, dove la ridotta circolazione, delle acque potrebbe favorire processi di sedimentazione con conseguente accumulo del mercurio nei sedimenti di fondo. L'analisi delle componenti principali evidenzia, per quanto riguarda i sedimenti, innanzitutto delle differenze di tipo granulometrico. Infatti, nei punti stazione più interni abbiamo una prevalenza di silt, quindi una granulometria fine, mentre la sabbia, la granulometria grossolana, prevale nei punti stazione più esterni. E si nota anche un generale aumento delle concentrazioni di sabbia man mano che dall'interno ci si sposta verso mare. Inoltre, la PCA evidenzia come gran parte degli elementi in traccia siano associati alla componente fine del sedimento, che prevale appunto nella zona più interna, con un'unica eccezione, cromo, nickel e cobalto, in quanto il fiume Timavo può essere chiaramente identificato come la sorgente principale di questi elementi a causa di processi, di alterazione del flish lungo il suo bacino idrografico.
Come ho detto poc'anzi, però, la forma chimica con cui un elemento è presente nel sedimento, può fortemente influenzarne la mobilità. Quindi, nonostante il confronto con i due indici di cui parlavo prima avessero evidenziato una criticità in questa zona, i risultati dell'estrazione blanda attestano invece una scarsa mobilità, nella zona più interna. Che potrebbe essere relazionata al fatto che gli elementi in tracce, sono presenti in forma residuale di solfuro, nel sedimento e quindi poco mobili. Per quanto riguarda la colonna d'acqua, la PCA mette ben in distinzione le acque dolci superficiali con le acque di fondo, a causa poi di scarico di acque di raffreddamento da una centrale termoelettrica sono state riscontrate delle temperature piuttosto elevate al fondo, nelle stazioni più interne, parliamo di circa 32 gradi, e inoltre sono stati riscontrati anche, valori di H nell'acqua di fondo piuttosto bassi. Un valore di H di meno 300 millivolt è indicativo di condizioni di solfato riduzione con conseguente formazione, di H2S. Questo è confermato anche dal fatto che si nota un aumento di nitriti, ammonio e fosforo reattivo, che quindi indicano un'intensa degradazione della sostanza organica. Ciò è in accordo con i risultati dell'estrazione blanda, in quanto un certo quantitativo di H2S potrebbe appunto favorire la precipitazione di solfuri con conseguente accumulo di elementi in tracce nella frazione residuale del sedimento, limitandone quindi la mobilità. Tuttavia, nelle acque di fondo si sono riscontrate un lieve aumento delle concentrazioni nel disciolto di ferro e manganese, seguiti da mercurio e arsenico. E questo potrebbe essere spiegato dal ruolo che svolgono appunto ferro e manganese, il cui comportamento in una colonna d'acqua che è stratificata in termini di ossigeno è regolato da due principali processi. Abbiamo il processo di ossidazione nello strato ossico superficiale e il processo di dissoluzione o di risorbimento nello strato anossico di fondo. Ed è proprio quest'ultimo processo che potrebbe spiegare questo lieve aumento delle concentrazioni nel disciolto, al fondo. Contrariamente, le acque superficiali sono caratterizzate invece da condizioni ossidanti, prevalgono quindi processi di ossidazione e precipitazione che fanno sì che gli elementi in traccia siano preferenzialmente partizionati nel particellato in sospensione, e anche qui si nota abbastanza bene la relazione tra le acque del Timavo e i due elementi che potrebbero arrivare dall'alterazione del flish, cromo e nickel. Quindi, per concludere, il sistema estuarino del fiume Timavo è estremamente eterogeneo in termini di presenza e distribuzione di elementi in trace potenzialmente tossici. E sicuramente la zona più interna rappresenta una potenziale area critica, non solo per quanto riguarda la presenza di elementi in tracce, che appunto sembrano essere anche caratterizzati da una scarsa mobilità, ma anche per quanto riguarda i nutrienti. Ne consegue quindi che sono necessari ulteriori studi, soprattutto per quanto riguarda i processi che avvengono all'interfaccia sedimento, ma anche lungo la colonna d'acqua, che sembra essere stratificata soprattutto durante i periodi estivi in termini di ossigeno, e anticipo anche che ci stiamo già muovendo in questa direzione. Con mia grande soddisfazione, questo lavoro è stato recentemente accettato da Estuaries and Coasts e spero di aver presto la possibilità di scrivere un secondo lavoro su questo interessante laboratorio naturale. E vorrei inoltre caldamente ringraziare il comitato organizzatore di questo congresso per il premio che mi è stato assegnato, che è motivo per me di grande orgoglio. Ci tengo anche a ringraziare il mio supervisor, Prof. Stefano Covelli, per il prezioso aiuto e supporto a questo lavoro, ma soprattutto per la curiosità e la passione nei confronti della ricerca che sempre riesce a trasmettermi, e ovviamente grazie a voi tutti per l'attenzione. Ok, grazie mille Elena.